every rule they made. I never changed what we done. It made us who we are. E allora, cari telespettatori, amici del web, salve a tutti. Ci troviamo in una meravigliosa location questa sera all'HP Le Due Torri per un evento straordinario. Questa sera ci sarà il 18° compleanno di Pera. Andiamo a scoprire cosa succederà. Remember we used to run to the corner of 69. Yeah, they would come chasing us. We find a new place to hide out, making our plans to break out. Give me your hand and they will know who we are. Signori, ladies and gentlemen, madame, messieurs, buonasera a tutti. Facciamo un applauso per la festeggiata. Che meraviglia, signori. Buonasera, benvenuti a tutti. Allora, vai tutti con le mani, vogliamo tutti con le mani, anche voi, vai, anche con la vostra voce. Oh! Vai, avvicina al microfono, Marco, dietro, aspetta, com'è? Vai, sì. Sarà perché ti amo, ok. Vai con le mani, con il bordello, signori, il bordello, si fa casino, si fa casino. Siamo in una festa, se non si fa casino stasera non lo farete mai più. Vai con il ritornello. E vola, vola, si sa. Il mondo è matto, e se l'amore... Ora tocca a Maria Nazionale, attenzione. Vai con il ritornello, voce, voce, avvicina al microfono. Se ho sbagliato quei pochi minuti hanno fatto male a te. Un compleanno amore mio, perché si risolvono stasera festa ci portando insieme a te. Ma così il mio credeva fra infidato ci importante ero solo. Abbiamo oggi, ma che ti fotografi, e ti
senza stringere il braccio, cercando scuse per chi ci entrerà. Ha chiesto quasi di me, se non vai Allora, cari amici hollywoodiani del web, siamo sempre qui all'HB, la festa di Piera. Ci troviamo con la mamma e il papà della festeggiata. La mamma si chiama? Mi chiamo Rita. Rita, il papà? Mario. Papà Mario. Allora, iniziamo dalla mamma. Rita, mi devi dire un pregio di Piera. Allora, Piera è una brava ragazza, di sicuro, ma è molto disordinata. È disordinata? Sì, e questo non va bene. È disordinata, quindi è un po' un difetto che ci hanno tutti. Lo so, però. Ok, allora invece il papà si chiama? Mario. Sempre Mario. Allora, dal pregio passiamo al difetto. Piera c'è un po' un difetto che, diciamo, è testarda. Fa quello che vuole, questo. È un po' capocciona. È un po' capocciona, ci può stare pure questo. Allora, mamma, papà, un augurio speciale per Piera per il suo futuro. Cominciamo dal papà. Va bene, un mio augurio grandissimo è perché mia figlia fa estetista, di aprirsi un grande negozio e avere una grande fortuna nella vita. E quindi di fare carriera. La mamma invece cosa dice? Io le auguro tanto, tanta, tanta felicità e di essere sempre, sempre felice. Ok, cioè in amore, questo lo facciamo dire al papà, è in amore? È in amore, spero che abbia un amore... Troverà uno... Benissimo, un amore, diciamo, definitivo, un amore che vuole bene, le cose continuano, diciamo, continua, un amore continuo. Ok, ora salutate in camera, al mio 3, 1, 2, 3, salutate, ciao a tutti gli amici che ci seguono, ciao! E allora ci fermiamo qui a bordo piscina perché l'atmosfera è quella giusta, ci troviamo con tre amiche di Piera, iniziamo da... Maddalena, Maria, Iole. Quindi MMI, attenzione. Allora, vedete, come potete ben vedere, ci hanno dei calici, quindi si brinda, si fa festa. Allora, ragazzi, lei c'ha un soprannome, giusto? Sì, Tortellina. Tortellina, come mai? Sei bolognese, no? No, di mio fratello. È il soprannome di suo fratello, si chiama Tortellino e tu automaticamente Tortellina. Allora, un aneddoto per Piera, una cosa di particolare che ha fatto. Sempre lei. No, parla lei, facciamo parlare lei, attenzione, vai. Ieri sera gli abbiamo fatto una sorpresa con lo striscione, no? A fine serata si è tolta, si è scalza. Esattamente, si è tolta le scarpe. Quindi senza ciabatte, senza nulla. Scalza per aiello. Ma è questo che è anche un suo pregio super, diciamo, è pazza, è naturale, la vogliamo così. Allora ragazzi, visto che abbiamo già un bicchiere di vino, giusto? Cos'è? Vino. È vino, facciamo un cin cin per Piera e gli facciamo gli auguri in diretta. E guardate in camera, ok? Un cin cin. Pazza del mondo. Auguri. Ok, auguri Piera. Auguri. E allora cari amici, ci troviamo con i fratelli di Piera, iniziamo da... Antonio. Il più alto e lui è... Armando. Armando, allora iniziamo da Antonio. Allora Antonio, mi devi dire sia un pregio che un difetto di Piera. Beh, un pregio di mia sorella è che è molto tenera, molto molto tenera. Un difetto, dorme... Si taglia come un grissino, come la pubblicità del Rio Mar. Perfetto. E il difetto invece? Il difetto, dorme un po' troppo. Dorme troppo. Dorme tanto. Ok, fa bene, sai, perché si rilassa molto, quindi beata lei, diciamo, beata lei. Sì. Ora c'è Armando. Armando, anche per te, un pregio o un difetto? Allora, per me il suo pregio è la sua eccentricità che mi piace da morire. Il suo modo di fare a me piace molto. Quindi, diciamo, vuole stare al centro dell'attenzione, altro, però in maniera positiva, cioè... Molto positiva. È molto estroversa pure. Sì, tantissimo. E il suo difetto, anche per me, dorme tantissimo, anche quando gli do un appuntamento per fargli i capelli, visto che faccio il parrucchiere, la trovo sempre a letto. Loro dicono il difetto, ma in realtà sono un po' invidiosi del giusto del fatto perché dorme troppo, quindi dico magari vorrei dormire anche io così. Allora ragazzi, un augurio speciale per il suo futuro. Beh, gli auguro da fratello le cose più belle del mondo, le auguro di realizzarsi in tutti i campi, a livello di vita, di lavoro, in qualunque campo.
E le faccio tantissimi auguri, un grande bacio. Ok, Armando, facciamo così. Allora, metti in classifica amore, fortuna e carriera per lei. Allora, primo posto la carriera, secondo posto la fortuna e terzo posto amore. Amore, quindi non ci interessa proprio l'amore. No, vabbè, come terzo posto anche importante. Allora ragazzi, guardate in camera e salutate. 1, 2, 3, ciao ragazzi. Oh. Al momento siamo meravigliosi. Allora ragazzi, buonasera. Ci troviamo con degli amici di Piera. Iniziamo da te, tuo nome? Vincenzo. Poi? Giacomo. E infine? Fabio. E Fabio. Allora ragazzi, voi da quanto tempo conoscete Piera? Già da 7-8 anni. Tu? Più o meno 2 anni, dai. Da una vita. Da una vita, ok. Allora ragazzi, visto, allora, come vi siete conosciuti? Dove l'hai conosciuta e come? Alle scuole medie. Alle scuole medie, come? Eri compagno di classe? Tramite un amico me l'ha presentato e ci siamo conosciuti. Te l'ha presentata, ok. E invece? Io la stessa cosa sua, perché me l'ha presentata sto ragazzo. Te l'ha presentata lui, quindi vi siete presentati in un l'altro. E invece tu? Che l'hai presentata a lui? Già alle scuole. Che te l'ha presentata lui? Già alle scuole medie. Quindi tutti alle scuole medie, diciamo, uscivate, già, ok. Allora ragazzi, guardate in camera e salutate, ok? A tutti coloro che ci seguono, 1, 2, 3, ciao! No puedo disimular, tengo que mirarte. Aunque seas prohibida, no me importa y mi vida la daría por poder besarte. Y aunque no estés dispuesta, cambiarás la respuesta. Si me dejas entrar dentro de tu piel, sentirte más cerca, avanza y despierta. Porque se nos va la oportunidad y no quiero que te vayas. Quédate un ratito más. Pásenlo lento. Andando. Ma sta andando molto bene, ci stiamo divertendo, i ragazzi rispondono, bella serata, bella confusione, ci piace la confusione, divertimento, ci stiamo divertendo. Un augurio alla festeggiata. Ma guarda, io ti auguro il meglio perché hai fatto 18 anni. Ah, ma sei tu la festeggiata? Sì. Ah, quindi la faccio in diretta, auguri, oh, auguri e ora cambio, vai. E allora cari amici del web, ci troviamo niente poco di meno con la festeggiata Piera, oh, finalmente. Allora Piera, ti stai divertendo innanzitutto? Tantissimo e sono contentissima. Ok, allora come li vedi i ragazzi, i tuoi amici? Molto attivi, pensavo che questa sera stavano un po' più tranquilli, invece no. E sono contentissima che sta andando così la serata. Ok, perfetto, quindi tutti si stanno divertendo, siamo molto felici. Allora Piera, noi sappiamo che ieri sera i tuoi amici ti hanno fatto una sorpresa, giusto? Allora, in cosa consisteva? Questa sorpresa consisteva in uno striscione
e dei spari, che la verità non me li aspettavo e sono rimasta molto contenta. Quindi Piera è rimasta contenta della festa, della sorpresa che gli hanno fatto tutti gli amici. Allora, le ultime domande. Allora, hai compiuto 18 anni, ok, una data molto importante, sai, si dicono sempre tipo le solite storie, responsabilità, sei matura, tutte quelle cose. Allora, tu da maggiorenne cosa vuoi fare? La prima cosa che vuoi fare da adulta, da donna? La prima cosa che voglio fare è innanzitutto trovarmi un lavoro. Vabbè, questo poi ci penserai, il lavoro. Sì, diciamo che questa è la prima cosa che, ovviamente, dopo la patente. Ecco, la patente. Prendendo la macchina, dove vorresti andare? La tua prima meta? Ma Avellino, sicuramente Salerno. Avellino è vicino, dai, una meta più lontana, che ne so. In Thailandia, Maldive, Australia. Con la patente no. Cioè, nel senso, con l'aereo sì. Con l'aereo, metti la macchina nell'aereo e poi vai. Sì. Diciamo, la prima meta che voglio, cioè la prima parte che voglio andare è in Francia, a Parigi. Ok, vicino alla Torre Eiffel, magari una cenetta romantica, trovare anche l'amore, giusto? Magari sì. Allora, fai una classifica delle tre cose tra carriera, fortuna e amore. Cosa metti per prima? Fortuna, carriera e amore. Questa domanda già l'ho fatta a un tuo amico, diciamo una persona, e per ultima cosa pensa mi ha messo l'amore. Tu cosa metti per prima? La carriera sicuramente, l'amore è sempre ultima. Sempre ultima, quindi carriera, fortuna e amore. L'ultimo augurio che ti fai da maggiorenne, un augurio personale. Un augurio personale, spero di essere felice sempre e di trovare una persona che mi faccia sorridere e che riesce a farmi star bene. Ok, allora signori, era la festeggiata, la nostra Piera. Allora Piera, guardiamo tutti in camera e salutiamo. Ciao! Ciao! Ciao. Para você vem dançar, 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 para você, para você capoeira.
sera. Ci troviamo sempre alla festa di Piera con Tania, Antonio, Costantina, Andrea. Allora ragazzi, tutti insieme cantiamo la canzoncina per Piera, ok? Il tanti auguri, pronti? 3, 2, 1. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Piera. Vai il finale. Tanti auguri a te. Auguri. Allora, siamo qui con Enzo e Gennaro. Allora ragazzi, cose augurate a Piera? Tanti auguri e un felice compleanno. Certo Piera, però adesso attenta che c'hai 18 anni e sei maggiorenne. Quindi?
Quindi stai attento che Mastro Mario si incazza. Ok, allora ragazzi, guardate lì e salutate. 1, 2, 3. Ciao Piera, ciao, ciao. Fidersen. E rieccoci qua di nuovo, la festa di Piera HB. Siamo con Marco, Filippo, Domenico. Allora ragazzi, molto semplice, visto che avete dei bicchieri, facciamo un cin cin e un forte augurio per Piera. Ci siete? 1, 2, 3. Piera, hai 18 anni. Auguri. Auguri. Allora eccoci qua, siamo con Alberto, Simona, Marco, Vincenzo. Allora cominciamo da lui. Allora, se Piera fosse un piatto, sarebbe secondo te? Una pizza. Una pizza, ok, ora passiamo a te. Se fosse un fiore? Un fiore, un'orchidea. Un'orchidea. Ora Marco, allora, se Piera fosse una squadra di calcio, sarebbe? Senza offesa porta i borracelle, mo bego io. E infine passiamo a lui. Allora, se Piera fosse un animale, secondo te sarebbe? Una giraffa. Una giraffa. Ok. Allora ragazzi, ragazzi, guardate in camera e salutate al mio 3. 1, 2, 3. Ciao Piera. Ciao Piera. Auguri. Buon compleanno amore mio, perché sei 18 anni tuoi. Stasera festa più importante, insieme a te manco su lì. Io credevo fragilità, importante su lì. E poi? La tua rabbia bomba, ci ramo manchi in te fotografi. E tu volessi stringere in te braccio, cercando scuse conducendo perché sono pazze e sono gelosa. E ora se non fai pace con me, auguri. Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, darling. Oh, I know a sad soul. Cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. Up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, cause you always take me there. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Call before I hit the ground, tell me I'm safe, you've got me now. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me
Oh,